grazie. Questa è casa vostra, questa è casa nostra, questa è una casa aperta a tutti gli italiani che non vogliono farsi mettere sotto il tappeto né vogliono nascondere le proprie magagne sotto il tappeto. Benvenuti. Mi hanno detto che dovevo aspettare ancora un po' perché in effetti stanno arrivando tanti altri amici ancora, ma come vedete l'anno prossimo dobbiamo allargarci ancora di più. Perché non so se avete visto, avete sentito, avete ascoltato, avete letto in questi giorni, anche oggi, ieri, l'altro ieri, sui giornali, nei mass media, dicono Di Pietro è isolato, l'Italia dei valori è sola. Oh, siamo soli con tutti gli italiani. Siamo solo noi che rappresentiamo quella parte degli italiani che vogliono stare con la schiena dritta, che non accettano compromessi, ma che sono disposti ad assumersi la responsabilità di un piano di governo nell'interesse degli italiani. Lo dico senza falsa modestia, perché fare quel che hanno fatto e che stanno facendo questi cosiddetti professori ci riusciva molto meglio mia sorella Concetta, che sta qua in mezzo a voi. Perché si trattava e si tratta solo di individuare dove andare a prendere i soldi che servono di più e dove spenderne di meno, perché non servono, sono sprecati. Io parlo alla Concetta Magnini. Perché il problema è tutto lì. Noi, lo dico a voi, ma come si dice, scusate, parlo italiano ogni tanto, come si dice dalle mie parti, parlo a suocere per far capire a noi. Noi riteniamo che per fare funzionare le cose i soldi vanno presi a chi finora non ha pagato, a chi li ha nascosti all'estero, a chi pretende che le tasse le pagano soltanto gli onesti, a chi soprattutto li spreca questi soldi. Il caso del Molise è una cosa emblematica. Vi cito il Molise perché siamo qui a casa mia. Ma voi potete immaginarvi che qui ci troviamo in una realtà dove, lo dico a chi non è del Molise, ci troviamo in una realtà dove è stato commissariato il Molise perché il governatore ha sprecato e mandando in bancarotta il Molise ha sprecato troppi soldi per la sanità. Sapete chi hanno nominato commissario per rimettere a posto i conti? Il governatore. Cioè, e c'era bisogno del professore per capire che quel faceva quadrare i conti come voleva lui. Parlando un po' più in generale, perché qui devo ringraziare davvero, non so se sapete, ma ci sono amici che sono venuti dall'Irlanda, amici che sono venuti dall'Inghilterra, amici che sono venuti dal Canada, amici che sono venuti da tutta Europa, dall'Olanda. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire, noi siamo qui certamente per un momento di condivisione, per un momento di allegria e soprattutto per conoscerci fra di noi, noi dell'Italia dei Valori, che sappiamo assumerci le nostre responsabilità. Molti di voi sono nelle istituzioni, governano il territorio, sono amministratori, sono consiglieri, sono anche negli organi di governo, per capire come noi vogliamo assumercela questa responsabilità. Però vogliamo capire esattamente per fare cose a favore di chi dobbiamo assumerci questa responsabilità. Quindi consentitemi qualche minuto per dire a voi quel che vorrei dire a chi ci dice che noi non abbiamo le idee chiare. L'Italia dei Valori
è l'unico partito in questo momento che ha idee, programmi, leader chiarissimi. Primo, l'Italia dei Valori è un partito politico che si propone di essere alternativo rispetto alle politiche della destra berlusconiana. Ci ho aggiunto berlusconiana, perché vedete, le brave persone, ci sono a destra, ci sono a centro e ci sono a sinistra. Quelle berlusconiane non sono brave persone. Perché cosa intendo dire? Non mi riferisco agli elettori, non mi riferisco agli elettori. Perché gli elettori evidentemente sono stati illusi. All'insegno di quale meccanismo ha fatto credere questo signore? Vedete come sono diventato ricco io? Votate me che diventate ricco pure voi. No, scusate, ma stringi, questo è il messaggio che ha mandato. Con Rute Mazziati. Perché in realtà la politica berlusconiana è una e una sola. Utilizzare strumentalmente le istituzioni per sistemare i propri affari. Innanzitutto i giudiziari, economici, finanziari e i lobbistici. Questa non fa gli interessi del paese, perché sistema se stessi, ma manda in fallimento il paese. Quindi noi ci proponiamo in alternativa a quelle politiche. Ovviamente ci poniamo in alternativa anche a coloro che quelle politiche le professano e le portano avanti. Non è che soltanto a quelle politiche. Non è che un signore fino a stamattina è stato con Berlusconi, stasera sale su questo palco e dice viva Di Pietro, viva Di Pietro un colpo. Fai penitenza prima. Riconosco. Stabilito questo, noi siamo alternativi anche al programma che sta portando avanti il governo Monti. Voglio essere chiaro su questo. Non, c'è un'enorme differenza tra i due, ci mancherebbe altro. Berlusconi mi faceva vergognare quando usciva dall'Italia. Perché ci umiliavano, ci offendevano, ci deridevano, ci ridevano, ci prendevano in giro. Monti, non ho nulla da dire sul piano personale, ma la sua politica è una politica che non mi sta bene, perché è una politica che fa quadrare i conti facendo pagare il conto ai più onesti, ai più deboli, alla fascia sociale più tartassata. Attenzione, non lo dico solo io, lo dicono anche coloro che lo sostengono. Perché? Tutti i giorni, oggi è domenica, oggi è sabato, ieri compreso, tutti i giorni in Parlamento i provvedimenti di Monti e del governo Monti passano soltanto perché ci mettono il voto di fiducia. E perché ci mettono il voto di fiducia? Perché non possono votarlo quel provvedimento, se non si vergognano a tornare a casa e gli fanno un mazzo così. Perché che provvedimento è quello di andare a prendere i soldi dove servono che ci stiano i soldi e non andare a prendere dove non servono? Tra 100 apparecchi per andare a fare la guerra e gli esodati fiscali, dove li devo andare a prendere? Dove li devo andare a prendere? Cioè, fare politica, quel tipo di politica, noi non lo vogliamo fare. Allora quando ci dicono, ma Italia dei Valori si vuole mettere, si sta mettendo, si è messo fuori dal centro-sinistra, di quale centro-sinistra? Di quale centro-sinistra? Che cosa si intende per centro-sinistra? In questo momento le politiche cosiddette di centro-sinistra, per esempio quelle dei 10 punti del governo Bersani, sono le politiche che avevamo approvato a Bassi. Ma quelle politiche predicate dal centro-sinistra sono le politiche che non vengono votate in Parlamento, perché in Parlamento vengono votati i provvedimenti di Monti che sono l'esatto contrario di quelle politiche predicate. Allora, io non voglio stare con i predisprezzati, non voglio stare con chi predica bene e razzola male. Di quale centrosinistra parliamo? Io voglio costruire un programma e un progetto dell'Italia dei Valori, un programma e un progetto che, se la legge elettorale sarà una legge elettorale che non prevede le coalizioni, vi spiegate per quale ragione mi chiedete se sto in coalizione o non sto in coalizione? Vi volete dire prima qual è la legge elettorale con cui andiamo alle elezioni? Chiedere a noi
di fare adesso un gesto di sottomissione a questa o quella coalizione, senza sapere qual è la coalizione, qual è la legge elettorale, qual è il programma della coalizione e soprattutto con chi vi dovrei sposare. Abbi pazienza, i matrimoni per corrispondenza, vi rischiano tutti i divorzi. Ci vuole fidanzamento, c'è Macanò. Allora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che quando sento dire che Giovanni, Nicola e Franceschi si sono candidati alle primarie, la prima cosa che gli domando, ma le primarie di che? Se le primarie di partito, se la legge elettorale sarà una legge elettorale proporzionale, ogni partito va per conto suo, quindi a quale primarie mi devo candidare? Qualcuno ha messo in discussione la leadership dell'Italia dei Valori, discutiamo, ma nessuno l'ha messo in discussione. Allora che primarie devo fare? Mi devo candidare a proporre un governo dell'Italia dei Valori. Allora mi devo candidare, se ne ho il coraggio, e ne ho il coraggio, di proporre un programma e una leadership dell'Italia dei Valori. Bisogna essere coerenti. Se ci dovesse essere una coalizione, allora io dirò, questo è il programma dell'Italia dei Valori, voglio vedere chi ci sta. Non solo, voglio vedere chi ci è stato fino a mo. Perché questa idea, aperti all'UDC, per esempio, fino a ieri è stato con Berlusconi, oggi sta con Monti, aperta a che? Al casino, al casino. Io voglio una coerenza di programma, una coerenza di comportamento, quindi io voglio costruire un modello alternativo a questo tipo di governo. E mi voglio rivolgere a tutti i cittadini, mica solo a quelli che hanno votato a sinistra, pure quelli che hanno votato a destra, pure quelli che hanno votato a centro, soprattutto a quelli che non hanno votato, soprattutto anche a quelli che votano il voto di protesta, che è rispettabilissimo, molti se la prendono col Movimento 5 Stelle, ma voglio dire, quelli che votano il Movimento 5 Stelle sono cittadini italiani esasperati, disgustati che non ce la fanno più. Allora tu a quelli devi costruire un'alternativa se vuoi che non votino più la protesta. Non te la puoi prendere col sintomo, te la prendi con la malattia, non te la puoi prendere col medico, te la devi prendere col tumore. Allora noi, rispetto a loro, che cosa diciamo? Con noi si può costruire anche un'alternativa di governo. Il 20, 21, 22 e 23 saremo a Basti. Già dai primi di settembre io pubblicheremo, non so se c'è Maurizio Zipponi, qua c'è da qualche parte, è arrivato. Maurizio, dove sei? Eccolo là. Con lui stiamo scrivendo un programma di governo che lo metteremo in rete, ne discuteremo a Basto. Quello sarà il nostro programma di governo. Come vogliamo fare per reperire i soldi? Come vogliamo spenderli quei quattro soldi che abbiamo? Cosa vogliamo fare con riferimento alle priorità del paese? Eccetera. E su quello ci vogliamo confrontare e vogliamo costruire un'alternativa di governo. Ci sarà anche il PD, ci sarà anche se. Non lo so, dipende da loro. Se vogliono fare un governo alternativo a quello attuale o se vogliono continuare a sostenere quello attuale. Noi siamo alternativi a quello attuale e quindi io non mi metto a scatola chiusa in una coalizione senza sapere per fare che cosa, perché questo è il mestiere più vecchio del mondo. E Casini gli sta bene, a me no, perché ognuno poi alla fine trova la sua sistemazione. Questo intendevo dire a voi già da adesso, di un anticipo di quelle che tiro a basso, non mi voglio annoiare molto. Però ci tenevo a dirvelo questo, perché in questo momento vi prego soprattutto di conoscervi fra di voi. È un momento importante, delicato, in cui cercano di isolarci per far credere che siamo isolati, cercano di insultarci dicendo che insultiamo. Noi stiamo ponendo dei problemi politici, non stiamo insultando nessuno. Non è un insulto, né una mancanza di riguardo al capo dello Stato dirgli ricordati che il Parlamento non si può ricorrere tutti i giorni al voto di fiducia. Se c'è una maggioranza di 4/5 di parlamentari, si devono assumere la responsabilità di votarla la legge, non di mettere il voto di fiducia. E allora, se ricordo questo al Presidente della Repubblica, non cito Di Pietro, cito lo stesso Presidente della Repubblica che a novembre dell'anno scorso ha mandato un messaggio alle Camere dicendo e stigmatizzando che il ricorso alla decretazione di urgenza era un ricorso abnorme, ingiusto e ingiustificato. L'ha detto tutto. Ma perché non lo dice più? Questo non è fare polemica, è semplicemente essere cittadini italiani, non sudditi italiani. Noi non vogliamo essere sudditi italiani, è chiaro? Non è, non,
questa idea che ci si debba dire a noi che stiamo insultando il Partito Democratico semplicemente perché ricordiamo ai cittadini che in questo momento stanno dicendo che i provvedimenti del governo Monti non sono buoni, tant'è vero che hanno criticato la spending review, però ne hanno votato la fiducia. Questo, cioè, far emergere le contraddizioni non è fare polemica, è far capire agli italiani di chi si possono fidare o no. Perché se non l'avete capito, questi vogliono fare una cosa molto semplice, non sanno come risolvere i loro problemi e allora vogliono andare alle elezioni facendo credere ai cittadini italiani che ognuno di loro rappresenterà gli interessi di chi li vota, per mettersi insieme il giorno dopo come stanno adesso, ancora una volta senza che i cittadini italiani hanno votato. La verità è che non vogliono l'Italia dei valori perché siamo quelli che denunciamo la malattia, perché siamo quelli che facciamo comprendere le contraddizioni, perché siamo quelli che mettiamo a nudo le loro ipocrisie e soprattutto perché, a differenza del Movimento 5 Stelle, siamo quelli che offriamo un'alternativa di programma sul piano economico, sul piano sociale, sul piano legale, giudiziario, legislativo, sul piano dello stato sociale e dell'impegno che vogliamo dare noi alle fasce sociali più deboli, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e il mercato del lavoro. Queste sono le nostre battaglie. Noi andremo a fare 4 referendum, che sono 4 referendum importantissimi per marcare il territorio per quanto riguarda le proposte di governo. Quando dicono l'Italia dei Valori non c'è una proposta di governo, siamo gli unici che non abbiamo una proposta. Noi abbiamo detto che riteniamo necessario che se c'è un lavoratore che viene licenziato ingiustamente, illegittimamente, deve essere riassunto. Ci sta o non ci sta? E non è che mi dici stai col centro-sinistra, ma tu centro-sinistra, in questo caso che vuoi fare? Mi devi spiegare nel merito, perché è inutile che mi dici ti sposo o non ti sposo con me, ma tu chi sei? Cioè, che cosa vuoi fare insieme a me? Se non vuoi costruire semplicemente un interesse di spartizione e di lottizzazione di posti, no, non ci sto. Se vuoi costruire insieme a me un progetto, non vi voglio annoiare più, perché questa è una giornata, non è, anche perché da in fondo mi hanno detto è iniettato il macaroni. No, mi hai iniettato e mi siete entrata a pieno. Scusate, ma è un discorso fra te e la voce. Allora io ho voluto mandarvi questi messaggi per dirvi com'è importante in questo momento conoscervi fra di voi, perché guardate, l'Italia dei Valori non è quella che sta facendo. Guardate, siete tutte persone, certo, abbiamo avuto anche noi, parlano tutti i cilipoti, nessuno di Caleare. Caleare che fa? Che manco ci va in Parlamento e ha detto che serve soltanto per pagare il mutuo della casa. Ci sono 171 parlamentari solo alla Camera che hanno cambiato i casacchi, se guardano solo il nostro, questo non serve per giustificare il nostro. Ma vi sto dicendo che l'Italia dei Valori è innanzitutto questo che vedete qua in mezzo a voi, siete voi, gli italiani di valori che ci mettono la faccia, che non si vergognano di affrontare, che vengono derisi dalle istituzioni ma applauditi dai cittadini. Perché se vi siete accorti che poi quando andiamo nel territorio magari non ancora ci votano, ma tutti quanti ci dicono andate avanti, perché comunque rappresentiamo punto di riferimento, comunque ci dico meno male che ci stanno là. Questo ci fa sentire orgogliosi, ci fa sentire orgogliosi, meno male che ci stiamo là. Allora conoscetevi fra di voi, scambiatevi informazioni, scambiatevi indirizzi, in mezzo a voi ci sono persone che tutti i giorni ci mettono la faccia, ci mettono l'impegno, ci mettono la passione, ci crediamo in Italia migliore, soprattutto per dare un futuro migliore ai nostri figli. E come vedete, ritrovarci qua campagna ci dà proprio l'idea delle origini anche di questo partito, un partito che nasce al di fuori, al di sopra e oltre lo schematismo veramente ideologico, che fa della legalità un punto di riferimento, che fa della solidarietà, come anche questa sera, perché questa sera mangiate grazie a qua, ognuno di voi porta una cosa. Anche in questo dimostriamo solidarietà. grazie quindi al vostro impegno. Grazie al vostro modo di essere e soprattutto rivediamoci tutti a Vasto, perché da Vasto in poi, con la raccolta delle firme per 2 referendum in difesa del lavoro, per 2 referendum
per abbattere i privilegi della casta, noi dimostreremo ancora una volta che rimetteremo nelle spalle al muro della loro responsabilità questi ipocriti che si credono di potersi liberare di noi. Grazie, adesso Massimo vi passa, salta su. Adesso vi passo tutto quello che vedete qui. È avvenuto tutto grazie alla squadra di ragazzi e ragazze che ha messo insieme un italiano di valore. Grazie. Grazie innanzitutto a te Presidente, ci hai fatto tu diventare così grandi. Allora io vi voglio fare una preghiera, perché qui ne siamo tantissimi, abbiamo aggiunto anche altre panche, quasi proprio al limite del quel confine col tricolore che vi porterà all'apertura del buffet. Lì c'è un pasta party, c'è da mangiare, come dice il Presidente, per migliaia di persone, non facciamo la ressa, mi raccomando, ce n'è per tutti. Ci sono tante postazioni, qui ci sono degli arrosticini, poi c'è panino con la porchetta, panino con la ventricina, il buffet frutta, quindi buon appetito a tutti e grazie comunque davvero di stare, anche io sono orgogliosissimo Presidente, grazie.